Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Ci siamo lasciati, vi ricordate la settimana scorsa che abbiamo fatto una cosa un pochino differente, abbiamo commentato delle fotografie e abbiamo detto che cosa significavano per la nostra vita. Come dice il titolo della serie di messaggi è dare un senso alla tua vita in Cristo. Quello che volevamo fare era vedere le varie cose che scorrono nella nostra vita e trovare un senso cristiano, un senso di credenti a quello che noi vediamo, a quello che noi vogliamo. E abbiamo detto che dobbiamo abituarci a rallentare il passo, dare un pochino più piano, per poter vedere il mondo e quello che ci accade intorno, non con gli occhi nostri, ma con gli occhi con cui vede, vede Dio, con cui vede anche Gesù. E abbiamo detto che il senso della vita per chi crede è quello di rallentare per vedere non con superficialità, ma di analizzare profondamente, e che quello che noi vediamo deve portarci alla preghiera, perché pregare è il senso della vita del credente. Ma perché vogliamo fare questo? Chi è che ci ha dato un modello? È Gesù stesso che ci ha dato questo tipo di modello. C'è la prima slide, per favore. Giovanni 11, 41, 42. Questo è l'episodio della resurrezione di Lazzaro. Lazzaro, l'amico caro, fraterno di Gesù, a un certo punto muore. Gesù è distante, lo chiamano. Le sorelle, quando arrivano a Gesù, gli dicono: Gesù, potevi fare prima, adesso è morto. Lui invece chiaramente sapeva quello che doveva fare, e Lazzaro viene resuscitato, e questo è il momento esatto in cui viene resuscitato. Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Gesù chiedeva, e che cosa significa quando si dice chiedere a Gesù? Pregare. Quando noi preghiamo, noi stiamo chiedendo a Dio, stiamo chiedendo al Padre. Gesù pregava, Dio esaudiva, e questo è il collegamento. Gesù voleva dimostrare che lui era perfettamente connesso a Dio, e voleva dimostrare a noi che quando noi preghiamo, noi siamo connessi direttamente a Dio, che siamo connessi al nostro creatore. Allora, qual è il senso della vita? Qual è il senso della vita di ciascuno? Nascere, crescere, vivere, riprodursi, fare figli, morire? Sembra un po' troppo limitante. Se Dio ci avesse chiamato soltanto per questo, che spreco sarebbe la vita? Che spreco sarebbe la vita? Una vita vissuta così. Dio non ha mandato Gesù per fare uno show, per fare uno spettacolo. Miracoli, discorsi, le resurrezioni, la morte, la resurrezione, titoli di coda, applausi. Non è soltanto questo. Dio ha mandato Gesù per un motivo specifico: cambiare il mondo. È vero, cambiare noi stessi, cambiare le persone che avrebbero creduto in Lui, ma quello che è lo specifico compito di Gesù era quello di stravolgere completamente la realtà del mondo. Allo stesso modo, tu che sei stato scelto, perché è Dio che ti ha scelto, ricordati che non sei tu che hai scelto Dio, è Dio che ha scelto te. Tu fai parte della sua famiglia. Tu sei stato certamente scelto per essere salvato, certamente scelto per essere adottato, ma certamente scelto per essere colui che cambia il mondo, che cambia la natura del mondo, che cambia le persone a fianco di te. Tu potresti dirmi: ok Marco, lo so queste, Gesù già mi sta cambiando, già mi sta succedendo, Dio mi ha cambiato, non sono più quello o quella di una volta. Pensi che Dio voglia fermarsi solo a cambiare te? Pensi che quello che Dio sta facendo, che Gesù ha fatto nella tua vita, serva soltanto a te stesso? L'altra volta avevamo terminato con questo versetto, Atti 1, 8, 1. Atti 1, la seconda parte: mi sarete testimoni in Gerusalemme,
e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della testa. A chi stava parlando Gesù? Vi ricordate? A chi l'ha detto queste cose? Come? Ai discepoli. Quanti erano i discepoli in quel momento? Fisicamente. Forse c'era qualcuno di più. C'erano probabilmente le mogli dei discepoli, sicuramente c'era Maria, sicuramente c'erano i fratelli di Gesù. Gli stava chiedendo agli apostoli, a Maddalena. Qua quelli che avevano visto morire Gesù, che lo avevano visto risorgere, ma che ora adesso lo vedevano scomparire in mezzo al corpo. Come sareste stati? Gesù li aveva cambiati. Erano state vergini promesse sposi a un falegname che avevano portato in grembo il figlio di Dio. C'erano pescatori che erano diventati guaritori. C'erano esattori corrotti delle tasse che erano diventati predicatori. Avevano cambiato molto. Ma questo era niente rispetto a quello che gli stava chiedendo. Perché fino adesso Gesù aveva cambiato mondo. Adesso Gesù stava dicendo, adesso voi cambiate il mondo. Cambiate il mondo. Andate a cambiare il mondo. Come sarebbero stati capaci di fare questo? Sapete, all'epoca Roma era la nazione più potente al mondo. Si estendeva dalla Spagna a, in pratica, quasi Libia, quasi Libia. E andava dall'Inghilterra, ci sono ancora le mura di Adriano, siamo andati con Janet a vederle, fino al Marocco, per cui una vastissima zona, la zona più civilizzata del mondo, era sotto il dominio di Roma. Quando arrivava a Roma, che cosa succedeva? E quando arrivava a Roma cambiava tutto. Tutto cambiava. Cambiavano la lingua ufficialmente al latino. Cambiavano i governanti, chiaramente, venivano messi le persone che erano di piacimento dei romani, cambiavano le leggi, non c'erano più le leggi locali, c'erano le leggi romane, cambiava la moneta, le monete diventavano i sesterzi romani, però per la religione facevano un'altra cosa. I romani sapevano perfettamente che la religione è la cosa che più è difficile a eradicare, non è tanto la lingua, non è tanto la moneta, non è tanto le leggi, ma le cose in cui tu credi fermamente. Su quelle aveva detto, beh, facciamo uno sconto, sai che c'è? Quando arriviamo in un posto, piuttosto che dire, ok, i vostri dei non ci sono più, e ci sono i nostri, dicevano, ok, ci avete un altro Dio, ok, lo prendiamo e lo mettiamo insieme a tutti quelli degli altri posti, al mondo che abbiamo conquistato. E dove li portavano? In un posto qua vicino. Ci siete stati mai al Pantheon? Pantheon in greco significa tutti gli dei. Quando arrivavano in un posto i romani, prendevano il dio di quel posto e lo portavano nel Pantheon e lo aggiungevano. Gesù stava chiedendo a questo gruppetto di una trentina di persone di dire, ok, adesso andate nel mondo conosciuto in questo momento, andate nell'impero di Roma e ditegli, guardate, il Pantheon lo potete pure demolire. Prendete tutte le statue che ci sono dentro il Pantheon, buttatele, perché c'è un unico Dio che tra parentesi non vuole nemmeno le statue. Facile? Facile, vero? Impossibile! Impossibile! Però è stato possibile perché l'80% del mondo conosciuto attualmente calcola il tempo, calcola gli anni dalla nascita di Gesù. Per cui è accaduto? Come è accaduto tutto questo? Chi l'ha provocato tutto questo? Come è potuto accadere? Come è potuta accadere questa crescita esponenziale del cristianesimo? Ma ci sono tre motivi per la crescita. Primo è, Gesù non è mai andato via. Gesù non è mai andato via. È andato via in cielo. Gesù quando ha detto sulla croce tutto è compiuto, non stava dicendo, ok, va bene, lavoro fatto, vi mando il conto a casa. No. Tutto è compiuto significava tutto è compiuto l'inizio di quello che deve avvenire. Tutto è compiuto, adesso è tutto pronto perché avvenga la rivoluzione mondiale, perché il mondo venga trasformato.
sapeva che il vero lavoro doveva iniziare e non poteva iniziare se lui non fosse ritornato al padre. Ora, secondo voi, un capo, un progettista, un architetto, un ingegnere può lasciare da soli le persone che devono costruire un grattacielo nel momento stesso che lo stanno iniziando? Non esiste. Il progettista rimane lì, l'ingegnere rimane lì, quello che ha fatto i calcoli, che ti dice dire come deve essere posizionata la curva, rimane sul posto. E alla prossima. Atti 1, 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e voi sarete testimoni in Gerusalemme e in Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Sappiate che questo versetto ve lo ripetiamo per tutta l'applicazione, perché voglio che entri. Voglio che entri. Gesù dice: tranquilli, io resto. Non è che me ne vado, tornerò in una maniera, anzi in una maniera migliore, perché fino adesso io dovevo essere presente, ma quando io vado e ritorno sotto Spirito Santo, sotto forma di Spirito Santo, io sarò disponibile a tutti quanti quelli che mi cercano. Basta che tu mi chiedi e io sarò presente insieme a te, in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento io sarò disponibile assieme a te. In Giovanni l'ha promesso, Giovanni 14, 15, da 15 al 18, stava dicendo così ai suoi discepoli: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Se tu hai conosciuto Gesù, tu hai conosciuto lo Spirito della verità. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Io non vi lascerò orfani, io tornerò da voi. E non stava dicendo della seconda venuta, stava dicendo dello Spirito Santo, stava dicendo a quelle persone: non vi preoccupate se non mi vedete più fisicamente, perché io in questa maniera sarò con voi. Per cui Gesù non è mai andato via, e questo è il motivo dell'esplosione della fede in Cristo. Secondo motivo: l'uomo ha fame di Dio. Ci avete fatto caso che quando succede qualche cosa di brutto, normalmente le persone reagiscono in due modi: o bestemmiano, porco qua, porco là, martellata sul dito, parte la bestemmione, oppure reagiscono in Signore aiuta. È difficile che non c'è una di queste due reazioni. Statisticamente o bestemmiano e dicono: Dio non esiste, ecco la dimostrazione che il tuo Dio non esiste, dov'è? Dimostranelo. Oppure le persone dicono: Dio aiutami. O maledicono Dio o chiedono l'aiuto di Dio. In una maniera o nell'altra Dio è presente. Tra quelli che lo negano e quelli che lo cercano, Dio comunque è presente nella vita. Sapete, il mondo antico sapete, e normalmente poi quando le cose invece vanno bene nessuno dà lode a Dio, qualche uno lo fa, ma è più raro che le persone dicano: oh, queste cose che mi vanno così bene sono grazie a Dio. Sapete, il mondo antico era un posto dove c'era uno strato sociale tra i più umili che esisteva nel mondo, dove c'erano persone ammalate, dove c'erano persone affamate, dove c'erano persone sfruttate, dove c'erano schiavi. Quelle persone cercavano Dio. Marco 6, versetto 34. Fu così che quando scesero dalla barca un'enorme folla stava lì ad aspettarli. Gesù ebbe compassione di loro, perché sembravano pecore senza pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Sapete, le persone ancora aspettano Gesù che scenda dalla barca. Le persone ancora aspettano che arrivi sulla riva colui che può aiutarli. Il tempo è passato, il mondo è cambiato, ora come allora c'è fame di Dio. E questo è un altro motivo del perché
la chiesa è diventata così terza. Terzo motivo. La potenza della preghiera proscartareo. Non vi preoccupate, no, non è una parola new age, non c'entra niente. È una parola che c'è nella Bibbia. Leggiamo Atti. Leggiamo Atti. Atti da 1, da 12 a 14. Allora entrarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Oliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distante, che è un cammino di sabato. Quanti chilometri sono un cammino di sabato? Chi è che lo sa? Quando? Io non mi ricordo di questa volta perché sabato era. Dopo ne riparliamo. Quando furono entrati, salirono nella stanza di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti quanti perseveravano concordi nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù e con i fratelli di Luca. Allora, immaginatevi un attimo la scena. Questo succede proprio poco dopo l'ascensione. Gli apostoli, le donne e Maria stanno ancora così a bocca aperta che guardano su. Passano due angeli in forma di due uomini che dicono: ragazzi, chiudete quelle bocche che vi c'entrano le mosche. E sappiate che Gesù tornerà giù con lo stesso ascensore con cui è andato su. Proprio che cosa fanno? Si spostano un cammin di sabato, è un chilometro. Perché? Perché sabato, oltre un chilometro, non si poteva fare che altrimenti era il lavoro per gli ebrei. Per cui stavano proprio lì vicino a un cammin di sabato, a un chilometro, e vanno in un posto. E guardate le parole che ho sottolineato: perseveravano e concordi nella preghiera. Perseveravano e proscattareo. Cosa significa proscattareo? Significa essere dedicato costantemente a qualcosa, attendere assiduamente all'attività, essere completamente coinvolti in qualcosa. Concordi invece è homotimaton, sempre in greco, che significa avere la medesima passione, agire come se fosse una sola mente. Vogliamo fare quello che si chiama parafrasi, nel senso cerchiamo di sostituire queste spiegazioni un po' più lunghe alle due parole: perseveravano, concordi. Vediamo che cosa esce fuori. Esce fuori questo versetto qua, modificato. Il Vangelo secondo Marco delle Morte. Tutti questi erano completamente coinvolti, agendo come se avessero una sola mente nella preghiera, con le donne, con Maria, madre di Gesù e con i fratelli. Ci ha detto qualche cosa di più? Qui c'è un gruppo di persone, che erano completamente coinvolti come se avessero una sola mente nella preghiera. Pregavano come se fossero un unico corpo. La Chiesa deve essere così. Deve essere un unico corpo che prega tutta quanta insieme. Qual è il risultato? Una crescita esplosiva. Atti 2, 41, 42. Fino a quel momento erano 30 più o meno. Atti 2, 41, 42. Quelli che accettarono la parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti, lo scattareo, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Tu potresti dirmi: vabbè, ma questo proscattareo, tanto c'è soltanto una parola, non può fare, non ci puoi fare teologia su questa parola. Siamo sicuri? Questi sono soltanto tre esempi di quello che dice Paolo. Romani 12:12. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti, proscattareo, dedicati completamente alla preghiera. Efesini 6:18. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con preghiere e suppliche. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, dedicati completamente, proscattareo. Colossesi 4:2. Perseverate, proscattareo, dedicatevi completamente alla preghiera, vegliando con essa con rendimento di grazie.
30 hanno cambiato il mondo. In 30 hanno cambiato il mondo. La Chiesa primitiva era quello che era rimasto dopo che Gesù era stato ucciso, perché prima erano tanti, ma quando Gesù era stato messo in croce non se n'era più trovato nessuno. Erano scappati tutti quanti, gli stessi apostoli erano prima scappati, poi quando Gesù era riapparso erano andati da lui. La Chiesa primitiva, dice Atti, poteva stare in una stanza. La Chiesa primitiva rientrava in una stanza, in una stanza di quell'epoca. Quanti ci potevano essere persone? 20, 25, 30? Già a 40 veniva giù il solaio, perché erano solai fatti con le travi di legno. Quanti potevano esserci? Quei 30 hanno cambiato il mondo, hanno cambiato completamente il mondo. E noi? E tu? Cosa puoi fare per vedere una crescita di questo genere? Cosa puoi fare per vedere una crescita esponenziale della bellezza? Ci sono alcune cose che si possono fare. Non posso cambiare lo spirito, posso chiederlo. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito sarà sopra di voi. Lo Spirito Santo è Dio. Lo Spirito Santo è Dio. Puoi cambiare Dio? No. Non posso cambiare Dio. Dio fa ciò che vuole. E soprattutto Dio chiede ciò che vuole tu faccia. E chiede di fare ciò che Lui vuole. Io posso, anzi devo chiedere lo Spirito Santo, l'aiuto di Dio, sotto forma di Spirito Santo, ma poi devo accettare quello che lo Spirito Santo mi chiede di fare. Devo accettarlo. Quando mi chiederà, dove me lo chiederà, se me lo chiederà, io devo essere pronto a cambiare i miei piani per i suoi. Ci sono cose che a noi ci piace tanto fare. A me mi piace tanto fare delle cose, a un certo punto mi dice Dio, Marco, no. Ma Gesù, mi sembra, no, Marco. Però no, non quello, quell'altra cosa. Io non posso cambiare lo Spirito Santo, però posso chiedere. Seconda cosa, non posso cambiare la fame di noi, ma posso cogliere l'occasione. Io non posso cambiare la fame che hanno le persone di Dio, però posso cogliere l'occasione. Posso cercare le persone che stanno cercando. Però se l'Italia è una nazione che è in recessione, come gran parte delle grandi nazioni al mondo in questo momento, ma è comunque una nazione che è enormemente ricca rispetto a altre parti del mondo. È vero, ci sono poveri anche qua da noi, ma percentualmente sono una cosa molto bassa. Allora, la provincia dove noi viviamo, Viterbo, secondo voi non è ricca o povera? Medio, in metà. La provincia ricca. Sapete quanto è il reddito medio delle persone? Della provincia di Viterbo? 22.000 euro netti all'anno, questa è la media. Ma 22.000 euro netti, credete che non sono pochi. Sulla netti. Sto parlando non quello che entra e poi esce, quello che rimane in tasca di media, dentro le tasche della provincia di Viterbo, sono 22.000 euro. Tra Marta, Montecascone, Capodimonte, Toscania, Bagnoregio, Civitella, ci sono persone che sono ricche. Poi abbassi la media. Cioè, ricco. È quello il discorso, perché se lei abbassa la media significa che c'è qualcuno che prende molti di più. Le persone qua, moltissime, la gran parte, non ha un bisogno impellente di Gesù, non ha un bisogno impellente di Dio, perché pensano di fare da soli. Prendono, chiudono la porta, io ho i miei soldi, il mio conto in banca, il mio pezzo di terra, il mio palazzo, la mia macchina, il mio lavoro, non mi serve nient'altro. Fino a che non c'è un problema. Fino a che non c'hai un figlio che si perde e si trova. Fino a quando non succede che viene un male che è definito incurabile. Fino a quando il datore di lavoro mi dice guarda non c'ho più bisogno di te, io prendo
prendi quello che hai e vattene. E allora a quel momento che le persone hanno fame di Dio, cercano le risposte di Dio, o bestemmiano o chiedono aiuto, ma nelle due fasi, sia quando bestemmiano sia quando chiedono aiuto, a quel punto c'è un'apertura, perché le persone cercano. Terza cosa che posso fare: posso cambiare la mia vita di preghiera. L'unico dei tre campi che posso cambiare, non posso cambiare Dio, non posso cambiare gli altri, ma io posso cambiare me stesso, io posso cambiare la maniera con cui prego. L'unico dei tre campi dove posso intervenire è che posso cambiare la mia quantità di preghiera e il mio impegno per Gesù, posso cambiare la mia qualità di preghiera e il mio impegno per Gesù, posso pregare pro scartareo. Mi è piaciuta questa parola, essere completamente coinvolto o coinvolta nella preghiera, farne non un motivo della mia vita ma il motivo della mia vita. Il motivo. Allora, come possiamo cambiare lo stesso modo? Come possiamo pregare come fossimo una unica mente, come diceva, come si dice nella parola? La storia della Chiesa ci insegna, la storia della Chiesa ci insegna che i grandi risvegli delle, storicamente per risveglio si parla di nazioni che prima non gli interessava niente di Dio, a un certo punto esplode la fame di Dio, si aprono chiese, persone vengono battezzate, si vedono miracoli, quello si chiama risveglio. Sapete, storicamente ci sono stati fatti degli studi sui risvegli. Normalmente sapete da che cosa sono stati provocati? Da una media di tre persone che si fermavano a pregare insieme. Storicamente, i più grandi risvegli sono avvenuti sulla base della fede di poche persone fedeli che pregavano. La storia della Chiesa è iniziata con 30 persone, forse erano chiesa, forse entravano in una stanza, ma erano persone che erano completamente coinvolti, agendo come se avessero una sola mente nella preghiera. Gesù non aveva chiesto loro una cosa impossibile, sembrava che gli avesse chiesto una cosa impossibile, ma non era impossibile, non era impossibile. Perché aveva promesso che lui sarebbe stato insieme a loro in ogni istante, in ogni momento, in ogni luogo, in ogni situazione. Dall'impresa più piccola all'impresa più ambiziosa. Ma si è fatto il suo nome. Vi dirò di più. Matteo 18, 19, 20. Vi dirò di più: se due di voi si accordano qui sulla terra di domandare qualcosa in preghiera a mio Padre che è nel cielo, egli la concederà. Perché dove due o tre, guardate caso, i risvegli da quanti ho detto la media, da quanti erano provocati statisticamente? Da dove? Tre persone. Ecco. Dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sarò fra loro. E se Gesù è in mezzo a noi, chi può impedire che Gesù faccia quello che vuole? In conclusione, e come ben sapete, quando dico conclusione significa niente, perché ancora c'è mezz'ora di predicazione. Quando gli europei cominciavano ad esplorare varie parti del mondo, portando anche un bel po' di morte e di distruzione, ci furono persone che andarono per prima, no? Il compito di queste persone non è però di andare e rimanere, erano persone che andavano, tornavano per portare altre persone. Queste persone si chiamavano pionieri. Come si chiama la predicazione? Pionieri di una nuova vita. Tu sei un pioniere. Tu sei una pioniera di una nuova vita. In un certo senso la nostra Chiesa, tu e io, siamo pionieri. Abbiamo esplorato e ancora stiamo esplorando
il pianeta stupendo, il continente stupendo che si parla, che si chiama parola di Dio, rapporto con Cristo, preghiera. Noi lo stiamo esplorando, una nuova vita in Cristo, una nuova vita in Cristo con tutte le ricchezze e tutte le benedizioni che sono molto di più di quello che hanno trovato i pionieri in Africa o in Amazzonia o in America. Noi non vogliamo andarcene da questo posto, vero? Ma vogliamo portare altri in questo posto, perché non lo conosciamo, non lo sappiamo quanto bene si sta in questo posto di Dio. Ma non possiamo non portarci le persone, ma per fare questo dobbiamo chiedere lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo che governa la forza, noi non riusciremo a fare nulla. Dobbiamo chiedere lo Spirito Santo ed essere pronti a obbedire allo Spirito Santo anche quando costa, anche quando ci sembra assurdo, anche quando è una cosa che è completamente differente da quella che vogliamo fare. Dobbiamo cogliere le occasioni, dobbiamo essere attenti a quello che ci accade intorno. La predicazione della settimana scorsa era proprio per farvi capire di quanto è importante vedere il mondo con gli occhi di Dio per essere presenti alle persone nel momento che hanno voglia di parlare di Dio e testimoniare di Dio. E dobbiamo essere perseveranti, dobbiamo essere completamente forti e uniti nella preghiera. Allora e solo allora ci sarà la benedizione. Allora e solo allora Dio manderà la crescita, perché senza preghiera non c'è crescita. Se due o tre si accorgono qui sulla terra di domandare qualcosa in preghiera a mio Padre che è in cielo, egli la concederà. Sei pronto a unirti a due o tre per cambiare il mondo? Andiamoci a pregare. Grazie Padre che tu sei venuto non per fare effetti speciali, che hai mandato Gesù non per fare effetti speciali, ma per iniziare un lavoro di trasformazione, di modifica, una rivoluzione che ha cambiato il mondo e lo sta cambiando. Grazie Gesù che tu sei tornato, non ci hai lasciato orfani, ma sei tornato sotto una forma stupenda, coinvolgente, lo Spirito Santo che può riempire tutti quelli che ti cercano, che lo chiedono. Può spingere a fare imprese enormi, colossali, al di là delle possibilità umane, ma tramite la tua possibilità di Dio. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito o sei stata colpita in qualche maniera da qualche cosa che hai ascoltato, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio chiedere il tuo Spirito Santo, lo chiedo adesso, ma continuerò a chiederlo perché tu mi riempia, mi renda capace di azioni e di testimoniare te alle altre persone. Riempimi di Spirito Santo e io ti assicuro che obbedirò quando tu mi chiederai, che non mi spaventerò, non cercherò di fare di testa mia, ma seguirò quello che è il tuo Spirito e la tua volontà per me. Signore, io non posso cambiare la fame di Dio agli altri, ma mi impegna a testimoniare agli altri di Gesù, di testimoniare agli altri di chi tu sei e di come hai trasformato la mia vita, perché io voglio portare altri in questo pianeta stupendo che si chiama la tua parola. Infine, Signore, io voglio cambiare la mia vita di preghiera, voglio fare della preghiera la mia ragione di vita, non una ragione di vita. Voglio pregarti unito ai miei fratelli e alle mie sorelle di questa Chiesa, affinché io possa vedere la benedizione della moltiplicazione esponenziale della tua Chiesa qua in Italia. Tutte queste cose te le prego nel tuo santissimo nome, Signore Gesù. Amen.